Ciao a tutti, mi chiamo Luca Morelli, lavoro con VMware in qualità di Systems Engineer specializzato su tecnologie di rete e sicurezza. Oggi vorrei condividere con voi quelli che sono i principali casi d'uso di una delle nostre soluzioni, che fa sotto il nome di Virialize Network Insight. Per semplicità la chiameremo solo Network Insight, altrimenti il nome è un po' troppo lungo. Questa soluzione deriva da un'acquisizione che è stata fatta nel 2016, metà 2016 a giugno, da VMware, un'azienda che si chiamava Arkin. Questa azienda, una startup californiana, tanto per cambiare, era nata esclusivamente per portare sul mercato una soluzione che facesse operations e troubleshooting sul mondo NSX. Prima che arrivasse questa soluzione in VMware, chi conosce il portafoglio di VMware, chi ha avuto la possibilità, chi ha la possibilità di gestire le nostre soluzioni, sapeva bene che per fare operations e troubleshooting su tutte le componenti infrastrutturali dello stack VMware, esisteva e ovviamente esiste ancora una soluzione che si chiama VROPS, Virialize Operations. Con l'acquisizione di Network Insight c'è stato un piccolo riposizionamento di queste soluzioni, per cui ad oggi Network Insight si occupa di tutto quello che è rete e sicurezza. Mentre VROPS rimane focalizzato sulla componente di hypervisor computing e storage. Ora, il valore di Network Insight si può articolare in tre macro casi d'uso, che ora vedremo uno per uno. Tuttavia, prima di affrontare quelli che sono i macro casi d'uso, vorrei spendere qualche parola su quello che è, su quella che è l'architettura della soluzione. È l'architettura che di fatto è molto molto semplice. Esistono due ruoli, due VM in pratico, che sono la platform VM e la proxy VM. Ora, già il fatto che l'architettura sia basata esclusivamente su questi due ruoli ci fa capire come sia anche molto semplice andare a installare la soluzione. Si tratta di due VA, nel giro di qualche decina di minuti si può installare la soluzione e avere una soluzione funzionante. Tuttavia cerchiamo di capire qual è il ruolo di queste virtual appliance. Allora, partiamo dal proxy, okay? Il proxy non è altro che un collector, okay? Il collector si connette a diversi endpoint, a diversi oggetti logici o fisici per raccogliere informazioni. Diciamo, il primo oggetto a cui si connette è vCenter. Connettendosi a vCenter va a raccogliere informazioni provenienti dal DWS in particolare, da cui estrae dei flussi IPFix, e tra un po' vedremo anche qual è il valore che si può tirar fuori da questi flussi. Non si ferma qui, si può collegare anche ad altre soluzioni, altri endpoint, quali NSX, possono essere switch di rete fisica, possono essere chassis computing, possono essere anche dei firewall fisici. Okay? È una lista che è destinata comunque a crescere man mano che certifichiamo più soluzioni. L'aspetto importante è che la soluzione, il proxy, si va a connettere a ciascuno di questi oggetti in sola lettura, ovviamente, e comunica, colloca con questi oggetti utilizzando diversi protocolli, a seconda del protocollo che viene esposto dal singolo vendor. Può parlare, diciamo, con un IPFix, può utilizzare SSH, può utilizzare il richiamo TRESTful e così via. Per cui, in accordo alla singola soluzione, va a parlare un determinato linguaggio. Si logga sulla macchina, sia essa fisica o virtuale, colleziona delle informazioni e finisce la fase di polling, che poi è periodica, in modo da avere una visione sempre aggiornata di quelli che sono gli endpoint a cui la soluzione è connessa. Una volta che il proxy aggrega queste informazioni, raccoglie queste informazioni, le aggrega, per cui c'è già un consolidamento dei dati, e poi li passa alla platform VM. La platform VM non fa altro che mostrare i dati una volta aggregati, integra un database, un motore semantico, e permette appunto di visualizzare i dati in determinate modalità. Uno degli aspetti molto importanti che è trasversale a tutti i casi d'uso che vedremo è proprio il modo in cui si possono andare a diciamo, ottenere i dati dalla piattaforma. Tant'è vero che
C'è ovviamente una GUI, sono dei menu contestuali che possono essere selezionati per accedere alle informazioni, magari presentate già in un certo modo per come abbiamo strutturato il prodotto. Tuttavia, dal nostro punto di vista, l'aspetto più importante, anche differenziante per come si può accedere alle informazioni, è questa fantastica barra di ricerca. Allora, chi ha avuto la possibilità, praticamente tutti noi, di utilizzare il nostro motore di ricerca preferito, anche il nostro browser preferito, ormai utilizza un modo di inserire i dati abbastanza dinamico, ovvero c'è autocompletamento, ci sono dei suggerimenti rispetto a determinate ricerche che vogliamo fare, per cui ci sono tanti ausili che ci permettono di arrivare all'informazione che stiamo cercando in un modo più semplice. Stessa identica, o almeno simile, esperienza utente, cerchiamo di darle anche un network insight. Abbiamo la possibilità di ricercare, facendo delle query in linguaggio simile umano, delle informazioni che magari non sono neanche previste nella GUI. Faccio un esempio: voglio andare a avere una lista di tutti quelli che sono i problemi presenti nei miei endpoint che afferiscono nei proxy VM. Mi basterà semplicemente scrivere problems. Facilissimo. Voglio andare a vedere le impostazioni del prodotto, mi basterà scrivere settings. Ovviamente usiamo l'inglese, per il momento siamo ancora lì, con l'italiano non ci siamo arrivati. Proviamo a pensare anche a qualcosa di un po' più, diciamo, articolato. Voglio vedere tutte le VM dove ci sono dei pacchetti droppati, perdonate l'inglesismo, ovvero dove il numero del packet drop è maggiore di 0. Ok. Avrò banalmente una lista delle VM dove quella query è soddisfatta. Potrebbe essere anche una lista vuota, non è detto che ci siano dei drop all'interno del mio data center. Un aspetto molto interessante è che in aggiunta alla possibilità di fare una query, posso anche, tra virgolette, andare indietro nel tempo. Per cui la query può essere fatta sullo stato attuale del mio data center, ma può essere fatta anche in un determinato istante temporale passato, tra i dati che sono appunto tenuti in pancia dal Network Insight. Aspetto ancora più interessante, oggi posso avere una restituzione di questa query pari a zero, ovvero non c'è nessuna VM che soddisfa quella condizione, tuttavia posso associare un alert a questa query, per cui in futuro, nel momento in cui ci sarà una condizione che soddisfa questa query, ovvero ci sarà una VM il cui numero di pacchetti in ricezione droppati sarà maggiore di zero, riceverò un alert, può essere un alert SNMP, può essere una mail, può essere anche un syslog appunto generato da Network Insight. Qui questo vi fa capire come la piattaforma sia dinamica e cerchi di essere quanto più diciamo, flessibile e vicina all'utente con un linguaggio simil umano. Ora andiamo a vedere quelli che sono i macro casi d'uso, che tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora, diciamo, è trasversale rispetto a questi casi d'uso. Allora, il primo, probabilmente anche quello più interessante, è relativo alla cosiddetta pianificazione della microsegmentazione. Ora, probabilmente se state guardando questo video sapete già cos'è la microsegmentazione, tuttavia proviamo a fare un velocissimo riassunto. La microsegmentazione è un concetto che è stato portato sul mercato dalla soluzione NSX. Consiste nell'associare a ciascun workload, a ciascuna VM, un micro firewall dedicato. Il micro firewall è associato a ciascuna virtual NIC, a ciascuna porta di rete virtuale associata alla singola virtual machine. In tal modo andiamo a circondare, tra virgolette, la VM con il suo perimetro di sicurezza. Tutto il traffico che entra, tutto il traffico che esce passa da quel firewall. Le implicazioni sono molto forti perché si tratta di un firewall integrato nel kernel, ma soprattutto un firewall che ci permette di fare sicurezza anche, per esempio, a livello di dominio di broadcast, di singola VM, non di singola subnet, qualcosa che è abbastanza complicato da ottenere con altre soluzioni, siano esse fisiche o anche virtuali. Oltretutto un firewall che viaggia con la macchina virtuale, un firewall stateful, per cui se sposto una macchina virtuale da un host a un altro, o anche da un data center a un altro, mi porto dietro non solo la regola, ma anche la sessione che c'è in piedi. Qualcosa di molto importante. Un aspetto, diciamo, da prendere in considerazione quando si vuole implementare una strategia di microsegmentazione è appunto capire quali sono le regole che bisogna andare a scrivere sul firewall NSX. Probabilmente è anche la parte più complessa. È la parte più complessa perché nella maggior parte dei casi non c'è una conoscenza granulare
quelli che sono i flussi presenti nel nostro data center, perché quasi tutti i clienti vanno a proteggere quello che è il traffico nord-sud, come si dice in gergo, quello che arriva sul front-end, e non si occupano di proteggere quello che è il traffico laterale, quello che diciamo, si scambia tra i diversi tier applicativi. Per cui di conseguenza non c'è conoscenza di ciò che transiti su quelle comunicazioni. Con Network Insight possiamo andare ad avere questa visibilità. Come facciamo? Facciamo attraverso il DWS. Il DWS, ovvero il firewall distribuito di vCenter, di vSphere, è un componente fondamentale, è un prerequisito per l'utilizzo di Network Insight. Può esportare, come avevamo detto prima, dei dati tramite un protocollo standard che si chiama IPFIX. Per quanti non lo conoscessero, magari lo conoscono con un nome un po' più proprietario, stiamo parlando di NetFlow. Atto pratico, IPFIX non fa altro che portare delle informazioni che sono così strutturate, cioè ogni scambio di informazioni ha un IP sorgente, un IP destinazione, una porta sorgente, una porta destinazione e un protocollo. Network Insight prende questi dati, elimina la porta sorgente, in quanto molti applicativi hanno una porta sorgente che è variabile, per cui darebbe dei risultati, diciamo, non significativi. Aggrega queste informazioni in flussi. Che differenza c'è tra un export IPFIX e un flusso? Beh, un flusso non va altro che ad aggregare, a ricalcare quelli che sono n export IPFIX uguali. Per cui se due VM parlano tra di loro, stesso indirizzo IP sorgente, stessa destinazione, stessa porta destinazione, stesso protocollo, 100, 1000, 10.000 volte al giorno, tutte quelle comunicazioni vengono aggregate in un unico flusso. Unico flusso che appunto ha queste informazioni e in aggiunta ha anche il quantitativo di bytes scambiato. Ok? Cosa ci facciano questi flussi? Mi va a costruire delle mappe. Prendiamo in considerazione un più o meno classico diagramma a torta, anche se in realtà a torta non è, è una sorta più che altro di ciambella. Okay. Avrò questa ciambella divisa in n sezioni. Cosa sono queste sezioni? Queste sezioni sono dei costrutti che io posso andare a, diciamo, a selezionare, per cui questa ciambella, dicevamo, possiamo farla generare su base VLAN, base VXLAN. Se ho NSX installato, per esempio, su base cluster, su base security group e su N altri oggetti. Ok. Atto pratico, se per esempio lo facciamo su base VLAN, avrò tutti gli oggetti, macchine virtuali che stanno sulla VLAN 1, 2, 3, ci saranno N altre VLAN differenti, ci sarà il traffico internet esterno al data center, dei servizi condivisi. Qui io posso capire tutte quelle che sono le connessioni dalla VLAN 123 verso altre sezioni del mio data center. Possono essere anche comunicazioni che arrivano sulla stessa VLAN, unitamente a quella che è la ridirezionalità di questa applicazione. Ok? Avrò una lista di flussi. Ok? E aspetto più interessante, se vado a selezionare questa particolare VLAN, questo costrutto logico, avrò anche una lista di firewall views raccomandate che posso attivare sul firewall NSX per implementare un modello di microsegmentazione. Ora, quello che accade è che ovviamente le regole che mi vengono suggerite sono banalmente una baseline, ok? Una baseline perché dovrò avere una conoscenza che va oltre la singola comunicazione, per esempio a livello di processo, per andare a decidere quali effettivamente saranno le regole che dovrò andare a scrivere sul firewall. Tuttavia, questa baseline è sicuramente un'informazione molto preziosa rispetto alla quasi totale mancanza di visibilità che ho sui flussi applicativi. Per cui l'atto pratico ho visibilità granulare all'interno del mio data center, dei miei applicativi, dei miei dati, e ho anche la possibilità di cominciare a pianificare quella che sarà la mia strategia di microsegmentazione.
Ovviamente qui stiamo parlando di ambienti brownfield, ovvero ci sono già degli applicativi in esercizio, in esecuzione. Questa cosa viene fatta abilitando banalmente l'IPFIX su DWS, è l'unica operazione diciamo, in scrittura che viene fatta, per il resto si tratta semplicemente di prendere in pancia dei dati che poi vengono elaborati per dar vita ai flussi e dar vita a queste mappe. E, questo è il primo macro caso d'uso. Il secondo macro caso d'uso è relativo alla cosiddetta visibilità a 360 gradi. Ora, andando a utilizzare una soluzione di virtualizzazione di rete come NSX, si va a creare un cosiddetto overlay, per cui un strato software, al di sopra di un componente hardware. Componenti di rete, componente di sicurezza e altri servizi di rete che appunto possono rimanere sul fisico. Bisogna trovare un modo più efficace per avere visibilità su questi due livelli e anche avere visibilità all'interno dell'overlay stesso, okay, della componente virtualizzata. A tal proposito, Network Insight, visto che va a collezionare informazioni da diversi endpoint, come dicevamo, siano essi virtuali che fisici, può andare a leggere tutte quelle che sono le comunicazioni tra i diversi workload e mostrare sulla GUI appunto queste che sono queste comunicazioni e dare la possibilità non solo di avere visibilità, ma effettivamente anche di fare troubleshooting in maniera più semplice o dovessero presentare dei problemi. Facciamo banalmente un esempio, volendo verificare quella che è la comunicazione tra due macchine virtuali, una VM che chiamiamo web, un'altra VM, banalmente chiamiamo app. Qui posso andare facilmente a utilizzare la barra di ricerca scrivendo VM web to VM app. Verrà mostrata a schermo questa interfaccia. Cosa mi fa vedere questa interfaccia? Mi fa vedere tutti quelli che sono i passaggi, gli endpoint virtuali e fisici attraversati dal traffico tra queste due macchine virtuali. Proviamo a fare un esempio. Allora, il traffico della VM web verso la VM app sono due macchine che stanno su due sottoreti differenti. Il traffico della VM web uscirà giustamente dalla sua virtual NIC, ma la virtual NIC potrebbe andare ad attraversare quello che è il firewall distribuito di NSX. Poi potrebbe, per esempio, andare ad attraversare un Next Generation Firewall virtuale che fa protezione a livello 7, poi potrebbe andare a transitare su una componente di routing virtuale, giusto per fare un esempio. Ok, siamo ancora dentro l'host. Il router, che potrebbe essere il distributed router di NSX, andrà a instradare questo pacchetto su una VXLAN, probabilmente, e una volta instradato il pacchetto su questa VXLAN arriveremo, diciamo, all'uplink dell'host. Tutto questo è accaduto dentro un host fisico. Ok? Ovviamente avremo un altro host fisico da questa parte. Considerate che lo stesso identico discorso si può fare anche all'interno dello stesso host, e queste operazioni possono accadere anche all'interno dello stesso host fisico. Se due VM girano dentro lo stesso host fisico, c'è necessità di proteggerle o di ruotare il traffico. Quindi dicevamo secondo host, il traffico esce dall'uplink di questo host, finirà su uno switch fisico. Ok. Proviamo a ipotizzare che il traffico passi da un firewall fisico, magari un altro switch fisico, e poi arriverà sull'uplink del secondo host. Dentro l'uplink ci sarà un'altra VXLAN, non ci saranno componenti di virtual routing, visto che il routing viene fatto in uscita sulla sorgente, ci sarà probabilmente un'altra componente di Next Generation Firewall, ci sarà sicuramente un'altra componente di Distributed Firewall di NSX, e per finire il pacchetto arriverà a destinazione, sempre che i firewall non blocchino questa comunicazione. Allora, un aspetto molto importante è che si può andare in drill down su ogni singolo oggetto presente
su questa visualizzazione. Posso cliccare sul firewall NSX, posso cliccare sul Next Generation Firewall, sul router, sulla singola VXRAM, sullo switch fisico, sullo firewall fisico e avere delle informazioni di contesto relative al singolo oggetto. Sullo switch fisico, per esempio, posso avere configurazione delle porte, VLAN, pacchetti droppati. Se per esempio c'è una componente di routing qui dentro, avrò anche informazioni relative alla VRF, alla tabella di routing, eccetera, eccetera, eccetera. Andando su un altro oggetto, potrebbe essere il firewall fisico, potrebbe essere, non lo so, l'host stesso, quel cluster, avrò altre informazioni di contesto, anche perché ho tutte le informazioni relative al mondo virtuale, al cluster, resource pool, host, hypervisor, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questa visualizzazione, questa funzionalità ci permette di avere una visibilità molto molto granulare su quelle che sono le comunicazioni, sia all'interno dell'host, sia tra host differenti, tra servizi differenti. Per cui, dovendosi presentare dei problemi, c'è una facilità aggiuntiva per risolverli. L'ultimo macro caso d'uso relativo a NSX, lo chiameremo operations, permettetemi un po' un altro po' anzi di inglese, operations avanzate NSX. Però ovviamente NSX può essere gestito dalla sua GUI. Tuttavia, con Network Insight possiamo avere anche una visibilità maggiore rispetto a quella della componente infrastrutturale NSX. Che significa? NSX presenta n voli differenti, c'è sicuramente un manager, ci sono dei controller, generalmente sono tre controller, ok, c'è un cluster, e avrò una control VM. Probabilmente avrò sicuramente degli edge con le funzionalità di balancing, NAT, eccetera, eccetera, eccetera. Posso andare ad avere visibilità su ciò che accade su queste componenti infrastrutturali. Non stiamo parlando del servizio, stiamo parlando delle componenti infrastrutturali e capire se effettivamente ci sono dei problemi su quello che la mia infrastruttura NSX sta facendo. In aggiunta a questo, oltre ad avere gli alert relativi, per esempio, alla memoria utilizzata dal manager o dai controller, lo stato del controller, l'alta affidabilità, qualsiasi cosa possa venire in mente. Un aspetto molto importante relativo a una checklist cablata dentro Network Insight. Questa checklist non è altro che una collezione di best practice di VMware relative all'installazione di un'infrastruttura NSX. Che significa? VMware dice che è opportuno abilitare il backup su NSX Manager. Se il backup non è abilitato, vi viene restituito un alert con suggerimento per fare remediation. Se c'è problemi se ci sono problemi sul cluster dei controller, in termini di memoria o in termini di una majority cluster mancata o qualsiasi cosa possa venire in mente, vi viene restituito un alert in modo per fare remediation. Se ci sono problemi relativi all'MTU e così via. Okay? Per cui ho di default decine di best practice VMware cablate dentro Network Insight che mi dicono se effettivamente la installazione della componente infrastrutturale di NSX è aderente a quelle che sono le best practice di VMware. Per cui questo è un altro macro caso d'uso. Considerate che stiamo ragionando su una singola installazione NSX, ovviamente più domini NSX possono essere integrati, presentati come endpoint verso Network Insight. Un altro aspetto molto importante che è trasversale a questi tre macro casi d'uso è AWS, integrazione con Amazon Web Services. Infatti è vero, con le opportune accortezze, che questi casi d'uso possono essere applicati anche nel mondo AWS. Okay? Stiamo parlando sia di AWS nativo, okay? Sia il servizio AWS che a breve verrà reso disponibile, che gira su VMware, VM Cloud on AWS. Per cui un altro macro caso d'uso, diciamo, trasversale a tutti quelli che abbiamo appena visto insieme. Un altro aspetto che mi preme presentare. Sfrutto questo piccolo spazietto relativo alla pianificazione della microsegmentazione.
Infatti è anche vero che questo macro caso d'uso può essere utilizzato anche senza acquistare la piattaforma. Che significa? Generalmente si fa un'installazione che noi definiamo assessment mode e che viene portata avanti dalla prevendita di VMware o dai nostri partner. Con l'assessment mode si installa una versione in qualche modo semplificata di Network Insight che non fa altro che collezionare i dati per dare questo tipo di visibilità al cliente. Lo scopo è semplicemente capire effettivamente qual è la situazione attuale in termini di flussi, in termini di traffico laterale, in termini di appunto applicativi e valutare se sia opportuno o meno andare verso una soluzione come NSX, che appunto permette di microsegmentare quei flussi. Per cui Assessment Mode, qualcosa che viene fatto gratuitamente da VMware o dai nostri partner, ed è un modo per cominciare a prendere familiarità con la soluzione e capire se effettivamente il modello di microsegmentazione possa essere un'alternativa percorribile o utile per la propria realtà. E con questo mi spazio non ce n'è più a disposizione, spero sia stata una spiegazione utile. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Alla prossima.